Buonasera e bentornati a 7 giorni, una trasmissione che si occupa di approfondire i fatti più importanti della settimana. Non solo, abbiamo iniziato da un po' di settimana anche una rubrica che ci avvicina alle elezioni amministrative, dal titolo Che Siena sarà, e anche in questa puntata avremo due ospiti per un confronto appunto che ci avvicina alle elezioni amministrative. Un piccolo break pubblicitario e poi torniamo. Come annunciato prima della pubblicità, iniziamo con la nostra rubrica Che se ne sarà. Bene, presentiamo i nostri ospiti. Siamo in compagnia di Davide Ciacci della lista Nicoletta Fabio Sindaco, che saluto, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. D'altra parte Leandro Parodi della lista con Anna Ferretti, sindaca. Buonasera. Buonasera. Quindi partiamo subito, come sapete, con la nostra prima domanda, ossia che Siena sarà se vince Nicoletta Fabio? Lo chiediamo a Davide Ciacci. Allora, che Siena sarà se vince Nicoletta Fabio? Sarà una Siena identitaria basata sui suoi valori e sulla riscoperta dei suoi valori che dovranno essere attenzionati dal mondo esterno e quindi aperta e allo stesso tempo rivendicare questi valori e la propria identità e la propria cultura e la propria antropologia. Sarà una Siena competitiva, governata dalla meritocrazia e che dovrà attrarre e quindi anche attrattiva tutto ciò che dall'esterno è qualitativo, è qualità e alza il livello della nostra città. Sarà anche una Siena sicura, perché la sicurezza e la legalità sono punti chiave del nostro programma che potranno essere implementati e rinforzati rispetto a quello che è stato fatto anche dall'amministrazione precedente. E poi sarà anche una Siena un po' più pulita, portando avanti le politiche di raccolta differenziata meglio governate. Stessa domanda anche per Leandro Parodi. Che Siena sarà se vince Anna Ferretti? Se vince Anna Ferretti sarà una Siena con al centro dell'attività amministrativa nuovamente e finalmente il cittadino. La persona, intesa come in tutti i suoi aspetti della vita collettiva, una Siena sostenibile che risponde alle urgenze ambientali, alle necessità di questo tempo, con una pianificazione e una innovazione della quale finalmente si potrà dotare, una città che rafforza, una città capoluogo che rafforza l'unione e la coprogettazione con le città, i paesi limitrofi, i comuni limitrofi. Una città dove la cultura ritorni ad essere quel motore che sia di spunto a modelli inclusivi di una cittadinanza attiva, una città più sicura, una città più sicura dove si possa vivere, dove ci si prenda cura degli spazi verdi, ci si prenda cura degli spazi comuni, una città dove il bene comune ritorni ad essere insieme alla persona al centro, affinché il cittadino possa usufruirne a 360 gradi. Questo. Ecco, invece per quanto riguarda questa amministrazione comunale che sta arrivando al termine, la domanda che ormai facciamo sempre nella nostra consueta rubrica è: cosa migliore e cosa peggiore fatta da questa amministrazione? Partiamo dalla cosa migliore e facciamo partire di nuovo Parodi. Beh, l'amministrazione che ci lasciamo alle spalle di cose migliori non riesco a identificarne sinceramente. Ritengo che sia necessario un nuovo progetto in comune, faccia sì sostanzialmente che si riporti al centro, come ho appena detto, la persona, cosa che probabilmente questo è l'aspetto peggiore, non è stata negli ultimi 5 anni. L'ultima consigliatura sicuramente non ha messo al centro la persona, e questo lo vediamo, lo viviamo noi cittadini
a tutto tondo sia nel rapporto con l'amministrazione sia nel rapporto appunto con nella vita in generale. Quindi cose migliori non ne vedrei, cose peggiori sicuramente l'allontanamento della persona. Prossima domanda, cose peggiori per quanto riguarda invece la cosa migliore fatta da questa amministrazione comunale, prego Ciacci. Allora, io senza riferimenti in giunta e quindi ruoli di governo, ho comunque fatto parte di questa amministrazione da consigliere comunale, avendolo anche sostenuta con il gruppo che mi rappresentava all'esterno per una prima parte, perché è stata un'amministrazione diversa. Diversa non vuol dire migliore e peggiore, è stata un'amministrazione diversa dal passato, che ha provato a fare tante cose, tante idee, purtroppo anche un po' confuse e penalizzata, lo dobbiamo dire, la premessa chiaramente è d'obbligo, dal periodo Covid e anche dal caro energetico dipendente dalla guerra. Quindi diciamo che quando poi dopo il nostro sostegno poi è finito, mantenendosi equidistanti anche dalla parte oppositiva, però non era più appassionante, ma questo appunto ce lo diciamo dopo. Diciamo, le cose positive sono state il direttore artistico, il piano operativo, alcune viabilità migliorate nella città, e quindi ci sono state le cose positive. Bisognerà dare ancora di più forza a questo di buono che c'è stato e ascoltare un po' di più il cittadino. Cose peggiori, di nuovo Parodi. Cose peggiori, appunto, riprendo quello che stavo dicendo prima, cioè il cittadino allontanato dall'amministrazione. E qui mi sento di riprendere quello che stavo dicendo prima circa la volontà, con la vittoria di Anna Ferretti come sindaca di Siena, di rimettere al centro la persona. Significa riappropriarsi di modelli che facciano sì, attraverso esperienze già vissute in questa città, nuove esperienze, che le persone possano all'interno del proprio quartiere, attraverso una partecipazione attiva sia nei procedimenti privati, amministrativi privati, sia nei procedimenti pubblici, possano dire la loro. Ecco, questo aspetto è mancato negli ultimi 5 anni e non vediamo l'ora di poterlo proporre. Ecco, quindi stessa domanda, cosa peggiore, facciamola anche a Ciacci, però aggiungo anche quello che stava dicendo Parodi, se vuole rispondere, ossia un'amministrazione troppo lontana dalla cittadinanza. Ecco come risponde anche le sue parole, e in allora, più anche cosa peggiore. Allora, concordo parzialmente, dal momento che, come dicevo, c'è stato un problema di comunicazione e di interlocuzione con il cittadino, perché non si capiva bene se poi le decisioni e le comunicazioni venivano fatte verso la città, venivano prese all'interno del palazzo oppure c'erano pressioni esterne che dettavano la linea. Questo ha mandato in confusione un po' tutti, compresi gli addetti ai lavori, per questo dico che dopo un po' il nostro sostegno è venuto meno, e anche una zona diciamo filtro di interlocuzione che poi viene riportata dal cittadino in fase di ascolto poi verso il governo, l'unica lo può garantire in questo momento e potrà essere Nicoletta Fabio, e anche questo rapporto con le istituzioni cittadine e anche con le istituzioni governative a livello nazionale sarà sicuramente migliorato, e forse è anche un'altra cosa che è mancata all'amministrazione dei Mossi. Passiamo direttamente al ballottaggio. In caso di ballottaggio, quali saranno le strategie, da questa parte chiedo, quindi partendo proprio da Ciacci, di Nicoletta Fabio? Allora, le strategie di Nicoletta Fabio saranno identitarie, e diciamo noi siamo la componente civica, anzi il Movimento Civico Senese, di questa coalizione, che è rappresentata anche dai 3 partiti di centrodestra, quindi saranno quelli di non fare nessun tipo di apparentamento. Abbiamo visto che è una strategia perdente, l'abbiamo visto dal passato, e soprattutto abbiamo fatto questo disegno valorizzando la persona Nicoletta Fabio, il progetto partitico può dialogare con il governo, associandolo a una dimensione civica, proprio perché è già completo e non ha bisogno dopo di nessun tipo di apparentamento. Poi in politica facciamo gli accordi, perché è la natura della politica, ma non ci saranno spazi, perché altrimenti torniamo a quello che abbiamo sbagliato nel passato. Stessa domanda, in caso di ballottaggio, quale sarà invece la strategia di Anna Ferretti? Anna Ferretti è un progetto,
appunto, come ho detto prima, un nuovo progetto in comune e questo sta a significare che il progetto intorno alla persona di Anna Ferretti è un progetto a tutto tondo, un progetto a 360 gradi, comprensivo di tutti gli aspetti della città, quindi non si rinvengono ragioni per cui ci possano essere apparentamenti, tuttavia ovviamente aspettiamo l'esito del primo turno, certi che la cittadinanza, con il programma messo a disposizione delle tre liste e della forza di Anna Ferretti, risponderà con energia e diciamo anche sicurezza alle richieste dei cittadini, certi del buon esito delle urne. Abbiamo da una parte centrosinistra, dall'altra centrodestra. Temete più i partiti o il civismo? Partendo da Parodi. I partiti sono parte anche di questo, appoggiano la candidata sindaca Anna Ferretti. Non c'è da temere i partiti, non c'è da temere il civismo, nella misura in cui tutti si lotta per conquistare questi nuovi 5 anni, e questi 5 anni siano effettivamente spesi per la cittadinanza. Laddove il civismo si comporti correttamente da civico e non vada a mascherarsi dietro altre forme, siamo civici, siamo partiti, i partiti vanno rispettati, i partiti sono un elemento aggiunto sicuramente e importante della campagna politica, e di conseguenza non vedo nulla da temere. Ritengo che le tre liste, la lista di cui faccio parte con Anna Ferretti sindaca, siano proprio l'espressione di come l'aspetto civico, l'aspetto anche partitico, possano, dove ci sia trasparenza e correttezza, dialogare per il bene della città. Quindi, per fare chiarezza, ancora abbiamo 1 minuto e 50, diciamo, non temete né il civismo né in questo caso il centrodestra. No, sicuri che la scelta fatta da Anna Ferretti è sicuramente quella migliore. Stessa domanda, quindi, se dall'altra parte temete più del civismo e quindi dei civici oppure del centrosinistra in questo caso. Allora, noi rispettiamo tutti i nostri avversari, sicuramente quelli che hanno la nostra struttura, anche se l'ideologia è diversa, è opposta, ma abbiamo molta fiducia nel cittadino che riconosce l'ideologia politica, che in questo momento storico è molto polarizzata, e questo, diciamo, un po' ci favorisce dal momento che si stanno superando queste forme di civismo, concordo con il mio collega, insomma, mascherato soprattutto da populismo, e diventa poi scadente dal momento che è nostalgico, perché una Siena autarchica oggi non è più possibile. Il nostro progetto è molto bilanciato tra una componente civica vicino al cittadino e una componente partitica che intercetta e dialoga con il governo, e quindi sono essenziali i partiti e non temiamo assolutamente nessuno, come ho detto prima, perché poi abbiamo già fatto un progetto completo, abbiamo fiducia nei cittadini che riconosceranno l'ideologia politica, il vento politico in questo momento soffia a destra, e quindi ci aspettiamo grande fiducia e un risultato positivo che ci porti al ballottaggio e poi a vincere. Ma il civismo, diciamo, in questo momento storico sta passando di moda. Adesso invece affrontiamo uno degli argomenti che abbiamo appunto affrontato come redazione in questa settimana. Come sapete, da 7 giorni c'è anche un approfondimento di quelle che sono le notizie più importanti della settimana, e una su tutti ha prevalso, ossia il mistero riguardante le papesse. Guardiamoci il servizio. Il mistero avvolge il Palazzo delle Papesse e sembra declinare una storia di nubi che avvolgono arte, cultura e lavoro, proprio nel pieno di una campagna elettorale che spesso si riempie la bocca di patrimonio culturale, proprio all'indomani della Festa dei Lavoratori. Dal 1 maggio il portone del Palazzo del XV secolo, che sorge in Via di Città, già a Casa dell'Arte Contemporanea, è rimasto chiuso. Campeggia ancora sulla facciata la pubblicità della mostra di Dalì, ma nel sito dell'esposizione dedicata all'eclettico artista spagnolo campeggia invece la scritta «La nostra mostra dal 1 maggio 2023 sarà temporaneamente chiusa».
senza saperne il motivo, senza sapere per quanto tempo, in un periodo dell'anno, tra l'altro, in cui il turismo ha ripreso vigore proprio tra le vie del centro storico, nel silenzio delle istituzioni e di una campagna elettorale assordante per come abbia più riprese trattato proprio il tema del rilancio culturale e turistico di Siena. Ma ciò che si sa invece è che dietro a quel portone si sono chiuse anche le esperienze lavorative di una decina di dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato scaduti il 30 aprile e che fino a quella data venivano puntualmente rinnovati di 6 mesi in 6 mesi, di anno in anno. Il tutto tramite una società di servizi con sede a Roma e non direttamente dalla Dalí Universe, il soggetto organizzatore della mostra che a fine estate 2020 ha portato la mostra a Palazzo delle Papesse su spinta del Comune di Siena, che è riuscito a riaprirlo dopo 12 anni quel palazzo, affittando gli spazi di proprietà della Banca d'Italia fino ad acquistare il palazzo alienato dall'ente di Via Nazionale nel 2022 per una cifra intorno a 10 milioni di euro. Qualcosa è andato storto nell'acquisto? Il mistero avvolge il palazzo che accolse Galileo Galilei nel suo soggiorno senese e poi ospitò la Casa dell'Arte Contemporanea, fino al portone chiuso nel 2008, in un'immagine che purtroppo si ripete 15 anni dopo, con le nubi che avvolgono arte, cultura e lavoro. E quindi con questo mistero però si apre un'altra riflessione che facciamo insieme, ossia come rilanciare, per evitare proprio quello che abbiamo appena sentito, cultura e lavoro nella nostra città, partendo da Ciaci. Allora, cultura e lavoro a Siena non possono non essere sinonimi e essere legati fortemente se c'è una volontà importante, come sembrava esserci, ripeto, nella precedente amministrazione, ma noi dobbiamo guardare al futuro e non ripetere gli stessi errori, tantomeno tornare al passato. E quindi la mission che ha Nicoletta Fabio e la sua coalizione sulla cultura è di una diciamo rete che parte assolutamente da Siena come componente nevralgica, ma che si sviluppa poi su tutto il territorio nazionale e perché no internazionale, intercettando qualità, soprattutto una parola che ci piace ripetere, veicolata dal Ministero, perché se probabilmente è saltato il dialogo poi si chiudono i portoni e si perde il lavoro. Lavoro vuol dire anche sicurezza, perché la sicurezza sul lavoro è un altro punto importante su cui investiremo, perché abbiamo non più tardi, appunto la settimana scorsa, ha avuto altre morti bianche. E se sviluppiamo la cultura, se sviluppiamo il lavoro, la cultura poi vuol dire anche e probabilmente turismo, ma anche qui dobbiamo essere bravi a fare rete e a mettere insieme queste cose, ascoltando il cittadino, perché Siena deve essere una città a misura d'uomo, ma allo stesso tempo la dobbiamo espandere e, perché no, allargare il più possibile affinché sia attrattiva e affinché sia partecipata anche fuori stagione, quindi destagionalizzare la cultura e creare lavoro e creare turismo. Stessa domanda, quindi come si può rilanciare cultura e lavoro in questa città? Prego Paroti. Aspetti largamente condivisi, quelli espressi dal collega Ciacci. Tuttavia mi preme evidenziare due aspetti. Il primo è che Siena ha nella cultura la sua unicità e la sua ricchezza. Siena è una città che non può fare a meno della cultura e deve rimettere al centro anche in questo caso il cittadino, proprio nella valorizzazione dell'aspetto culturale, perché non ci possiamo ovviamente fermare al turismo mordi e fuggi che danneggia, ma dobbiamo investire, programmare con tempo l'attività culturale di questa città. Questo consente nell'indotto anche un investimento nella forza lavoro e il Comune deve farsi parte attiva, deve essere protagonista di questo, non deve demandare a società terze, a entità estranee all'amministrazione comunale, alla gestione comunale, questo tipo di investimento nella cultura, perché investire nella cultura significa investire nel lavoro e sappiamo quanto è importante oggi questo aspetto. Quindi il Comune dovrà affrontare con una visione complessiva le diverse espressioni culturali che questa città offre, investendo anche su aspetti culturali del patrimonio
che dobbiamo essenzialmente le arti performative, penso uno spazio, spazi teatrali nuovi, esigenze dei giovani sui quali dobbiamo investire, perché questa città ha bisogno soprattutto di loro, come ha bisogno certamente degli anziani, ai quali dobbiamo dare la possibilità di utilizzare spazi comuni non solo al turista ma a tutti i cittadini. Quindi un investimento importante sotto il duplice profilo della cultura e del lavoro è necessario, e con Anna Ferretti sindaco questo aspetto sarà valorizzato. Bene, siamo arrivati al termine di questo confronto. Io ringrazio Leandro Parodi con Anna Ferretti sindaca, dall'altra parte invece Davide Ciacci nella lista Nicoletta Fabio sindaco. Grazie. Per essere stati in nostra compagnia. Abbiamo parlato di lavoro adesso, quindi ci guardiamo invece un servizio che, come ricordava proprio Ciacci, parla dell'ennesima morte bianca che c'è stata nel nostro territorio. Poi la rubrica di Orlando Pacchiani. È precipitato nel vano del montacarichi mentre era intento a spostare pancali con un muletto all'interno della cantina del castello di Monsanto. È morto così alle 16:20 di ieri pomeriggio Marco Megliattini, 55 anni, di Sinalunga, da qualche anno residente a Staggia nel comune di Poggibonsi. Un volo di 6 metri che è costato la vita all'operaio, che è morto sul colpo tra le lamiere del mezzo dal lavoro e davanti agli occhi dei colleghi. Il giorno dopo il 1° maggio, la festa dei lavoratori, un'altra emergenza sociale, così la definisce la CGIL. Non è solo quello che è successo negli ultimi 5 giorni nel nostro territorio, che ha visto 2 decessi sul lavoro, quello di Francesco e di Marco, ci consegnano un tema al quale non è più tollerabile sfuggire. Penso che ci sia un sistema da correggere. Quello su cui si può intervenire sono vari campi. Uno, spiegare e formare i ragazzi su quello che vuol dire lavorare, come lavorare in sicurezza, cos'è la sicurezza, la consapevolezza del rischio e quali sono i rischi che si corrono. Ci sono rischi in tutte le postazioni di lavoro, ogni postazione di lavoro ha una valutazione di rischio diversa. Questo deve essere compreso a livello culturale. La morte di Megliattini arriva a distanza di pochi giorni da quella dell'operaio edile a San Gimignano, morto alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro. Una piaga del nostro tempo, cui non possiamo rimanere indifferenti, ha affermato il presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo. Dobbiamo dare risposte concrete tutti insieme, stringendosi alle famiglie che hanno perso i loro cari. Nel primo trimestre del 2023 sono morte sul lavoro in Italia oltre 200 persone. I dati sono drammaticamente in crescita anche nel nostro territorio. Per questo, per la CISL, servono investimenti e formazione il prima possibile. Non sono soldi buttati via a fare formazione, perché poi se non si fa formazione e si tiene tutto con superficialità, succede quello che è successo in questi giorni. Non si può più continuare così. Cioè i numeri sulla zona del Senese sono aumentati a dismisura. Quindi dei morti, degli infortuni. Quindi bisogna in tutti quanti i modi, con tutti quegli enti, dagli enti bilaterali agli enti naturalmente che seguono formazione e imprese, mettersi insieme alle parti sociali e creare un tavolo affinché si può fare anche un monitoraggio, e dove c'è possibilità e bisogno di inserirsi ci inseriamo. Adesso invece torniamo a parlare di politica con la rubrica di Orlando Pacchiani. Il conto alla rovescia ormai è praticamente terminato, manca solo una settimana e poi si apriranno le urne per le elezioni del nuovo sindaco di Siena e del nuovo consiglio comunale. 8 candidati a sindaco, 638 al consiglio comunale, insomma una partecipazione amplissima con una percentuale di candidati molto alta rispetto alla popolazione, circa 43.000 senesi che saranno chiamati al voto. La prima incognita ovviamente è capire quanti andranno al voto, se si sfonderà la quota dei 25.000, che ormai è diventata un po' quasi una soglia psicologica, eravamo abituati a ben altre percentuali in passato, ma adesso si vola intorno al 50% e per il primo turno tra il 50 e il 60%. Cosa potrebbe influire? A mio modo di vedere potrebbe influire una campagna elettorale che è stata molto molto più intensa rispetto a quella di 5 anni fa. È tornata una campagna elettorale tradizionale, sono tornati i manifesti per le strade, è tornato il volantinaggio, sono tornati gli stampati, i famosi programmi che tutti reclamano e che poi nessuno legge mai in realtà, però comunque sia c'è stato uno sforzo anche di elaborazione da parte dei candidati sindaci. Non sono stati particolarmente brillanti in generale,
i confronti a 8 per la loro forse natura intrinseca di una difficoltà di emergere, azzardiamo un'ipotesi che quando ci sarà il ballottaggio e i candidati saranno in due, i confronti saranno molto più elettrizzanti e più frizzanti. Però nel complesso devo dire che la dinamica di queste elezioni è stata una dinamica interessante, e chi voleva informarsi, chi voleva avere la possibilità di scegliere tra tutti gli 8 candidati, tra tutte e 23 le liste, tra tutti appunto i 638 candidati al Consiglio Comunale, ne aveva tutte le possibilità, sia cartacee, sia tradizionali appunto con la pubblicità muraria, sia con l'invasione che sui social di tutti noi è arrivata fino adesso e che sarà sicuramente intensificata nelle ultime settimane, compreso sicuramente quel famoso silenzio elettorale da qui a 7 giorni del sabato prima del voto, che non sarà rispettato sui social. Diciamo subito, anticipiamo quella che sarà una più o meno parziale polemica, un dibattito che ci sarà tra sabato e domenica prossimi. Quindi, come dire, l'auspicio è che ci sia una ampia partecipazione, perché comunque l'elezione del sindaco è sempre un momento importante per una comunità, e chi non vota poi, come dire, ha poco da lamentarsi se poi non gli dovessero andare belle cose. Per cui speriamo che davvero quella soglia del 50% sia abbondantemente superata, e anzi si torni a superare il 60% e ad avere una ampia partecipazione al voto. Ebbene, dopo la nostra edizione del TG locale passiamo a parlare di Banca Monte dei Paschi. Lo facciamo in compagnia di Federico Di Marcello della FISAC CGL, che saluto. Buonasera. Buonasera. Veniamo alle ultime notizie di questi giorni. Accenture ha esternalizzato alcuni servizi in India, a rischio quindi ci sarebbero 100 posti di lavoro. Qual è la situazione quindi attuale? Ma, la FISAC nazionale ha fatto un comunicato, come avete visto, perché è da sempre attenta alle vicissitudini di tutto il panorama del credito in generale. La situazione adesso è quella che è stata descritta, cioè sono state reintrodotte in Accenture da altre aziende alcune lavorazioni. Queste lavorazioni sono rientrate in Accenture, ma saranno lavorate non più in Italia ma all'estero, cioè in India. Noi semplicemente miriamo ad avere rassicurazioni intanto per i lavoratori coinvolti nella società che precedentemente svolgeva queste lavorazioni. Vogliamo una stabilità occupazionale e delle sicurezze. E in seconda battuta, anche riguardo il contratto nazionale dei bancari, in questo momento è in discussione il rinnovo di questo contratto, e c'è bisogno di rafforzare tutte le tematiche dell'area contrattuale, quindi di rafforzare le lavorazioni che attualmente vengono svolte nelle banche affinché non escano più fuori dal nostro settore. Ecco, come può lo Stato azionista di maggioranza permettere che determinati servizi vengano esternalizzati all'estero, secondo lei? Non è mia intenzione riaccendere delle polemiche anche vecchie rispetto a tematiche anche della banca. Noi ci troviamo di fronte comunque ad una situazione incresciosa che, come FISAC, crediamo debba essere chiarita sotto l'aspetto, come ho detto prima, occupazionale, sicuramente normativo, aspetto contrattuale, fino a quello sociale, visto che parliamo di persone. Non si tratta qui soltanto di Accenture, di Fluendo, di Banca Monte dei Paschi. Qui si tratta di un modo di fare impresa che a noi non piace, un modo di fare impresa che, alla ricerca della massimizzazione dei profitti, riesce anche a delocalizzare queste lavorazioni verso dei paesi in cui i diritti sono minori e i costi del lavoro sono sicuramente minori. Quindi non è una questione di Monte dei Paschi, ma una questione globale che il governo deve seguire. Ecco, poi c'è la questione invece relativa al nuovo CDA. Avete avuto modo in questi giorni di confrontarvi con il nuovo CDA? Non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci, credo che il rinnovamento del board con la conferma di Lovaglio ponga la banca in una situazione di stabilità e continuità rispetto principalmente al piano industriale. Adesso ci sono tutte le condizioni per portare avanti il lavoro svolto finora senza la spada di Damocle delle scadenze del Consiglio di amministrazione.
Il progetto prevede da sempre la dismissione da parte dello Stato delle quote possedute in Banca Monte dei Paschi. C'è all'orizzonte una scadenza che è ufficialmente segretata, ma che quasi tutti conoscono, ed è indicata sulla stampa, specialmente nel giugno del 2024. È una scadenza che però non deve e non può influenzare l'operato quotidiano di 17.000 lavoratori, anche perché il recente passato ci ha insegnato che le scadenze non sono mai così rigide. Qualunque strada venga disegnata per il futuro di Monte dei Paschi, che sia quella dell'autonomia, che sia quella di una fusione alla pari o come soggetto aggregato, ecco, quella strada non può prescindere dalla conservazione del perimetro aziendale attuale per come lo conosciamo oggi e dalla tutela del lavoro e dei lavoratori. Ecco, rispetto proprio ai lavoratori, qual è la situazione? Ce l'avamo ritrovati proprio pochi giorni dopo l'uscita dei 4.200 esuberi. Qual è la situazione ad oggi dopo appunto queste uscite? Io credo, leggendo anche i risultati di bilancio dell'anno, che la banca gode attualmente di un buono stato di salute dal punto di vista patrimoniale, e spero ora che continui anche quello operativo. Tra pochi giorni avremo una trimestrale e avremo i risultati della trimestrale e potremmo averne conferma. Sicuramente siamo in presenza di una banca che funziona, che è quotidianamente al servizio dei clienti e dell'economia reale del paese. Grazie però, non voglio dire in maniera esclusiva, ma in gran parte all'immenso e continuo sforzo di lavoratrici e lavoratori che, pur in presenza di un taglio agli organici di oltre 4.100 persone, come ricordava poco fa, uscite che sono state al 1 dicembre, grazie ad un accordo tra banca e organizzazioni sindacali, e pur in presenza di una profonda ristrutturazione organizzativa che in buona parte è ancora da perfezionare, che non è stata messa a terra ancora con tutta l'efficienza che la banca prevedeva, non fanno mai mancare la loro professionalità e il loro senso di responsabilità. Quindi la banca in questo momento, secondo me, gode di buona salute, ma è grazie allo sforzo dei lavoratori. Quindi credo che sia giunto il momento che questi sforzi vengano ripagati attraverso riconoscimenti anche economici, che da troppo tempo i lavoratori non vedono, ma anche normativi, che ribadisco l'azienda deve per forza di cose concedere al più presto per assicurare che questi sforzi profusi negli anni non siano vani e che continuino ad essere assicurati da un buon clima aziendale. Grazie a Federico Di Marcello per essere stato in nostra compagnia, grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. E adesso però da una parte c'è l'avvertenza del Monte dei Paschi, dall'altra quello che riguarda appunto il nostro territorio e anche l'avvertenza relativa alla Whirlpool. Vediamoci le novità nell'ultimo servizio. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, che proprio nella sua visita a Siena aveva rassicurato su Whirlpool, ha approvato il DPCM con il quale il Governo esercita i poteri speciali in materia di asset strategici in relazione all'operazione di fusione fra Whirlpool e Arçelik, volta alla creazione di un gruppo europeo degli elettrodomestici. Il decreto si autorizza l'operazione ponendo specifiche prescrizioni a salvaguardia del patrimonio tecnologico della produzione e quindi dei livelli occupazionali. Il potere è stato infatti esercitato per tutelare il lavoro. Finalmente il governo mette in campo ciò che da tempo chiediamo, ha detto Giuseppe Cesarano, segretario della FIM CISL di Siena, commentando la decisione dell'esecutivo. È quello che stiamo chiedendo ormai da un anno, quindi per noi è fondamentale entrare nel merito del piano industriale, quindi per noi è fondamentale che questa cosa sia fatta chiarezza sul piano industriale, siti produttivi, quello che si produce, eccetera. Quindi ottima notizia, adesso aspettiamo l'incontro ministeriale per entrare nei dettagli. La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2023, successivamente alla valutazione sulle norme in materia di antitrust da parte della Commissione europea. Per la CGIL occorre capire comunque gli strumenti che verranno messi a disposizione e cosa contiene questo provvedimento per garantire l'occupazione.
E quindi abbiamo trattato quelle che sono state le tematiche più importanti della settimana, ossia Monte dei Paschi, Whirlpool e non solo, anche prima della nostra edizione del TG locale, alla fine del confronto con i candidati consiglieri abbiamo parlato anche di morti bianche sul lavoro. Adesso invece abbiamo detto un piccolo pack pubblicitario per poi tornare e farvi vedere le notizie più importanti della settimana e non solo, anche la rubrica dell'Almanacco Toscano. E quindi, come detto prima della pubblicità, adesso è il momento di scoprire le notizie più importanti della Toscana a cura della redazione di Toscana TV con la nostra rubrica L'Almanacco Toscano. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Firenze, visti gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura, dichiara Kalesh Aruna colpevole dei reati a lei ascritti. È stata condannata a 30 anni di reclusione Elona Kalesha, unica imputata per l'omicidio dei coniugi Pascio, scomparsi nel novembre del 2015 e i cui cadaveri, fatti a pezzi, vennero ritrovati nel dicembre 2020 all'interno di 4 valigie lasciate in un campo tra la Fipilì e il carcere di Sollicciano. La sentenza è arrivata questo pomeriggio dopo ore di camera di consiglio. Non lascia trapelare emozioni Elona. In aula anche Taulant Pascio, suo ex fidanzato e figlio di Shpetim e Teuta Pascio, insieme alle sorelle Vittoria e Dorina. La Corte ha riconosciuto in toto le buone ragioni della Procura che si erano stagliate sul quadro investigativo fin dall'inizio. Siamo soddisfatti e ci attendevamo anche questa pena, quindi siamo del tutto in linea con la decisione della Corte d'Assise di Firenze. Un processo indiziario che ha tenuto con il fiato sospeso l'opinione pubblica. La procura, pochi giorni dal ritrovamento dei cadaveri, aveva già stretto il cerchio sul fronte familiare. I coniugi erano arrivati in Italia dall'Albania per rivedere il figlio Taulant in occasione della sua uscita dal carcere, prevista per il 2 novembre. Alloggiavano in un appartamento preso in affitto per loro da Elona in via Felice Fontana, dove secondo la procura si sarebbe consumato il delitto. Elona, pochi giorni prima della scomparsa di Shpetim e Teuta, si era recata all'ospedale di Careggi per interrompere una gravidanza. Taulant all'epoca era il suo fidanzato ed ha sempre negato che quel figlio fosse suo. Sullo sfondo del giallo delle valigie c'è anche una grossa somma di denaro, soldi che sarebbero stati affidati ai coniugi assassinati e che nessuno ha mai più trovato. Tra 90 giorni sono attese le motivazioni della sentenza. È arrivata ieri sera nel porto di Piombino la Maran Gas Kalimonos, la nave metaniera che con il suo carico di gas liquefatto è stata affiancata al rigassificatore Golar Tundra di Snam. Un passaggio fondamentale per dare vita ai primi collaudi che alla fine del mese di maggio consentiranno l'immissione di gas negli 8 km di tubature nella rete nazionale. Nell'occasione è arrivato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ieri la firma dell'autorizzazione di impatto ambientale. Io di un grande servizio per il paese, perché 5 miliardi di metri cubi all'anno sono una garanzia per gli italiani, e questa garanzia per gli italiani nel momento di difficoltà serve più che mai. Pertanto è un grazie davvero a tutti quelli che hanno lavorato, un grazie alla realtà anche locale che ti ospita, e questo mi ha anche permesso di rendermi conto della necessità di avere degli spazi da reindustrializzare come questi, che necessitano di un dovere dello Stato. Qui non è una questione di compensazione, questa è una questione di dovere dello Stato di intervenire su aree che possono essere una ricchezza per lo Stato oltre che per il territorio che li ospita. Una partita importante che si gioca con il governo anche sulle compensazioni, come gli sconti in bolletta per i cittadini e le aziende di Piombino. Sulle compensazioni è come se ne abbiamo avuto, ma che scherzo, è stata la prima cosa che io mi sono posto. C'è un atto che è quello del memorandum che io fin da ormai un anno fa ho presentato, degli accordi che avevamo preso con il governo allora, una disponibilità assoluta del governo di oggi. Il rigassificatore ha spaccato Piombino a metà, c'è ancora chi è contrario all'opera tra associazioni e comune, con il primo cittadino non presente all'evento, da sempre contrario al posizionamento del rigassificatore all'interno del porto. Su questo si esprimerà il parere del TAR del Lazio.
18.500 metri quadrati, 114 celle distribuite in 5 reparti, tutti del circuito di media sicurezza. 231 detenuti, in larghissima maggioranza già condannati in via definitiva e quasi tutti impegnati in attività lavorative. Ecco il carcere di Massa, casa di reclusione per essere precisi. Un edificio costruito nel 1930, un paio di chilometri dal centro e poche decine di metri dalla stazione. Una struttura ben lontana dall'immagine più comune che si ha di un carcere. La differenza di solito la fanno gli operatori penitenziari, l'idea che di questo carcere ha l'amministrazione penitenziaria, non mi riferisco soltanto ai responsabili locali che sono comunque straordinari nel loro lavoro di riabilitazione, ma riferisco anche alla decisione centrale di dire che Massa ha una sua vocazione, che è quella volta al reinserimento sociale di questo luogo. Se lo paragono alla media delle carceri italiane, questo è un luogo dove il grado di dolore, di sofferenza e di afflizione è molto più basso. Qui dentro si lavora, si studia, si fanno attività di vario tipo. Possibilità di svolgere attività lavorative, sviluppo delle attività culturali, quindi possibile rieducazione di quei soggetti che in passato hanno peccato, hanno commesso delle condotte che vengono definite illecite, ma qui hanno veramente la possibilità di risocializzarsi e di imparare a un mestiere, di andare a scuola, di studiare e di avere un supporto psicologico veramente di grande rilievo. È sicuramente un fiore all'occhiello, secondo la mia opinione. Qui i detenuti iniziano il percorso di riabilitazione e reinserimento nella società. Un centinaio quelli impiegati nella tessitoria e sartoria interna. Una vera e propria fabbrica dove si producono lenzuola e coperte. La vocazione tessile è una tradizione della casa di reclusione di Massa. Lavorano quasi tutti i detenuti, c'è una impresa tessile all'interno che fa lavori anche per l'amministrazione penitenziaria, le lenzuola eccetera, e quindi questo già è molto importante. Ci sono molti detenuti impegnati in attività lavorative, nell'anificio sono impegnati alla MOF, cioè fanno le attività interne di riparazione del carcere, le fanno loro. Qui fanno le coperte, le lenzuola per i detenuti di tutta Italia, quindi vengono confezionate qua e vengono inviate in tutta Italia. Siamo contenti di avere questo tipo di realtà. Un campo sportivo, un teatro, un laboratorio, palestre, officine, una biblioteca, 8 aule, un locale per il culto e 2 mense, un giardino, una ludoteca e spazi aperti per dare modo ai detenuti di passare del tempo con i figli piccoli quando è giorno di visita. Un modo per affermare una parvenza di normalità, ed è il ritorno alla normalità all'orizzonte. Rieducazione, riabilitazione, risocializzazione e reinserimento. Qui ognuna di queste parole è riempita di contenuti e di strumenti. Un detenuto dovrebbe uscire alla fine della pena migliore di quando è entrato. Qui dentro questo obiettivo si cerca di raggiungerlo davvero con strumenti concreti? Direi assolutamente di sì. Chi si impegna qua può cercare di uscire in modo decisamente migliore. Possiamo dire che questo dovrebbe essere un modello per le altre strutture penitenziarie? Sì, non a caso le persone che vengono qui a costituirsi, nel momento in cui gli arriva un ordine di esecuzione. Quest'anno sono stati 33 costituiti qua, sono tanti. Dalle notizie più importanti della Toscana passiamo a quelle più importanti di Siena. Molte le abbiamo trattate già all'interno della nostra trasmissione, ma ci sono tantissime altre notizie che hanno fatto molto parlare in questa settimana, quindi ecco la carrellata delle 5 notizie più importanti della settimana a cura della nostra redazione. Clima da ultimo giorno di scuola in consiglio comunale, nella seduta che ha di fatto chiuso il quinquennio amministrativo. Toni pacati, nessun botta e risposta se non tra le righe, votazioni senza sorprese, fino ai congedi dei vari consiglieri comunali. Fino all'ultima campanella con cui i faldoni di delibere e ordine del giorno hanno preso la strada dell'archivio comunale, salvo poi, fuori dall'aula, togliersi qualche sassolino dalle scarpe. C'è un qualche cosa che questi 5 anni non rifarebbe con il senno di poi? Massa, gli errori, a posteriori gli errori, ma io, guardi, non sono infallibile, non lo sono mai stato, nemmeno nel mio lavoro. Gli errori si fanno sempre, resta il fatto
amministrativamente rifarei esattamente quello che ho fatto, politicamente è una cosa che non mi appartiene, ho sempre pensato all'amministrazione. C'è stato in questi primi, soprattutto nella prima parte, in questi primi anni, c'è stato forse poca politica, che per certi versi può essere un bene, per altri poi a livello di coesione può creare dei problemi e anche dei fraintendimenti. Il centrodestra e questa amministrazione ha buttato via una possibilità reale, vera, concreta di aprire una stagione nuova in questa città, appoggiandosi a un blocco sociale nuovo che poteva creare, non l'ha fatto, è campata sui vecchi sistemi e ha creato, riportando logiche di comportamento peggiori del passato, e che poi sostanzialmente noi oggi, dopo 5 anni, abbiamo ancora una realtà bloccata. Clima da ultimo giorno di scuola in consiglio comunale, nella seduta che ha di fatto chiuso il quinquennio amministrativo. Toni pacati, nessun botta e risposta se non tra le righe, votazioni senza sorprese fino ai congedi dei vari consiglieri comunali. Fino all'ultima campanella con cui i faldoni di delibere e ordine del giorno hanno preso la strada dell'archivio comunale, salvo poi, fuori dall'aula, togliersi qualche sassolino dalle scarpe. C'è un qualche cosa che questi 5 anni non rifarebbe con il senno di poi? Ma sa, gli errori, a posteriori gli errori, ma io, guardi, non sono infallibile, non lo sono mai stato, nemmeno nel mio lavoro. Gli errori si fanno sempre, resta il fatto, amministrativamente rifarei esattamente quello che ho fatto, politicamente è una cosa che non mi appartiene, ho sempre pensato all'amministrazione. C'è stato in questi primi, soprattutto nella prima parte, in questi primi anni, c'è stato forse poca politica, che per certi versi può essere un bene, per altri poi a livello di coesione può creare dei problemi e anche dei fraintendimenti. Il centrodestra e questa amministrazione ha buttato via una possibilità reale, vera, concreta di aprire una stagione nuova in questa città, appoggiandosi a un blocco sociale nuovo che poteva creare, non l'ha fatto, è campata sui vecchi sistemi e ha creato, riportando logiche di comportamento peggiori del passato, e che poi sostanzialmente noi oggi, dopo 5 anni, abbiamo ancora una realtà bloccata. È precipitato nel vano del montacarichi mentre era intento a spostare pancali con un muletto all'interno della cantina del castello di Monsanto. È morto così alle 16:20 di ieri pomeriggio Marco Meiattini, 55 anni di Sinalunga, da qualche anno residente a Staggia nel comune di Poggibonsi, un volo di 6 metri che è costato la vita all'operaio, che è morto sul colpo tra le lamiere del mezzo dal lavoro e davanti agli occhi dei colleghi. Il giorno dopo il 1° maggio, la festa dei lavoratori, un'altra emergenza sociale, così la definisce la CGIL. Non è solo quello che è successo negli ultimi 5 giorni nel nostro territorio, che ha visto 2 decessi sul lavoro, quello di Francesco e di Marco, ci consegnano un tema al quale non è più tollerabile sfuggire. Penso che ci sia un sistema da correggere. Quello su cui si può intervenire sono vari campi. Uno, spiegare e formare i ragazzi su quello che vuol dire lavorare, come lavorare in sicurezza, cos'è la sicurezza, la consapevolezza del rischio e quali sono i rischi che si corrono. Ci sono rischi in tutte le postazioni di lavoro, ogni postazione di lavoro ha una valutazione di rischio diversa. Questo deve essere compreso a livello culturale. La morte di Meiattini arriva a distanza di pochi giorni da quella dell'operaio edile a San Gimignano, morto alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro. Una piaga del nostro tempo, cui non possiamo rimanere indifferenti, ha affermato il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo. Dobbiamo dare risposte concrete tutti insieme, stringendosi alle famiglie che hanno perso i loro cari. Nel primo trimestre del 2023 sono morte sul lavoro in Italia oltre 200 persone e
dati sono drammaticamente in crescita anche nel nostro territorio. Per questo, per la CISL, servono investimenti e formazione il prima possibile. Non sono soldi buttati via a fare formazione, perché poi se non si fa formazione e si tiene tutto con superficialità, succede quello che è successo in questi giorni. Non si può più continuare così. Cioè i numeri sulla zona del Senese sono aumentati a dismisura. Quindi dei morti, degli infortuni. Quindi bisogna in tutti quanti i modi, con tutti quegli enti, dagli enti bilaterali agli enti naturalmente che seguono formazione e imprese, mettersi insieme alle parti sociali e creare un tavolo affinché si può fare anche un monitoraggio e dove c'è possibilità e bisogno di inserirsi ci inseriamo. Io ho visto la notizia che avete dato voi perché non ho avuto alcun tipo di comunicazione nella funzione di assessore alla cultura. Questa cosa, devo dire, un po' mi rammarica. Così l'assessore alla cultura del comune di Siena commenta la notizia raccontata da Siena TV sul misterioso caso del Palazzo delle Papesse, un luogo che accoglie la mostra di Dalì, ma che dal 1° maggio risulta chiuso temporaneamente, si legge nel sito dell'esposizione. Intanto però a chiudersi è stata anche l'esperienza lavorativa dei dipendenti, assunti con contratti a tempo determinato scaduti il 30 aprile. Sono preoccupato per due aspetti. Il primo ovviamente è quello legato ai lavoratori, a questi 10 dipendenti che spero appunto si tratti semplicemente di una chiusura temporanea e che quindi possono riavere il loro posto di lavoro quanto prima. In ogni caso ci attiveremo per consentire a queste persone di trovare soluzioni alternative laddove invece la chiusura fosse definitiva. La seconda preoccupazione è ovviamente quella di avere un palazzo nel centro storico in un momento in cui la stagione estiva si sta approssimando, così importante e così bello, chiuso per la fruizione sia dei senesi che dei tanti turisti che stanno affollando la nostra città. Una questione tra privati, ma che in realtà riguarda il patrimonio artistico della città ed il futuro dei lavoratori, e su cui il Comune afferma di voler fare chiarezza. La funzione del Comune in questo caso è soltanto quella di poter fare da moral suasion tra privati per capire al meglio sia Banca d'Italia sia la Dalì Universe, che è questa fondazione che ha comunque avuto in affitto e poi in compravendita questo stabile, capire quali sono le loro intenzioni, proprio per non lasciare un palazzo così importante inibito alla possibilità di essere visto e dai senesi e dai turisti. Io è da stamattina che sto cercando interlocuzioni con Banca d'Italia e con la Dalì Universe, devo dire senza fortuna per il momento, ma non demordo perché voglio capire meglio che cosa sta succedendo. Un'odissea. Quando si pensa al tratto della Cassia Montroni Monsindoli vengono subito in mente i piloni di un'opera attesa da tanti, troppi anni. Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di fronte a quel tratto ha annunciato che l'obiettivo di trovare le risorse mancanti per dare il via libera ai lavori c'è.
Beh, adesso è il momento dei saluti, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi ricordo l'appuntamento con 7 giorni che torna sabato prossimo a partire dalle 20 con la prima parte e poi dopo il TG a partire dalle 21 con la nostra seconda parte. Grazie per essere stati in nostra compagnia.